Amici della Web TV del Corriere Aziale, benvenuti al Football Campus. Oggi si affrontano Atletico Roma e Roma, gara valevole per la sesta giornata del campionato allievi nazionali. A raccontarvela Daniele Priori e Nicola Cavaliere al commento tecnico. Buongiorno a tutti, sempre sfide molto appassionanti quelle fra Atletico e Roma. Bianco-blu vengono dalla scorsa settimana da un ottimo pareggio contro la Lazio, un 3-3 molto interessante dal punto di vista del gioco offerto. Giallorossi che vogliono vincere e sperano in un contemporaneo passo falso, molto difficile visto che l'Ascoli è impegnato con il Gubbio, per provare a riprendersi la vetta. Palla sulla destra, Anastasio la mette al centro per Terriaga, di prima intenzione verso Frediani, solo davanti a Croppi, la palla un bel gol! 1-0 per la Roma! Dopo 80 secondi Frediani porta i vantaggi giallorossi qui al Football Campus, 1-0 per la Roma! Tutto molto bello, la sponda di Terriaga è molto delicata, il tocco sotto di Frediani, insomma, veramente un gol esemplare. Punizione per la Roma. Frediani la mette in area, Croppi esce, non la prende, il rosato probabilmente spiazzato anche dall'errore del portiere, la mette fuori. Grave disattenzione di Croppi qui, è uscito molto male, non so, forse non aveva calcolato bene la traiettoria. Spadari la gira sulla destra per Ricci, Ricci prova a superare a spese, ci riesce, la mette in mezzo, Terriaga, velo, Frediani non ne approfitta, gli rimbalza quasi addosso la palla. È che era incerto sul piede da usare, prima ha pensato a destro, poi dopo ha concluso col sinistro ma non ha più avuto il tempo. Lalli, il cross in mezzo all'area, attacchi di testa, fuori di poco, Proietti comunque c'era. Palla De Marco, sulla tre quarti campo giallorossa, la ridà Ceccarelli, sulla sinistra. Il cross per Ricci, che fa un gol meraviglioso! Un sinistro che si insacca sul palo più lontano, al volo, in area. Una rete da Cineteca, applausi per questo ragazzo. Un gol davvero fantastico, un gesto tecnico eccezionale, insomma chi conosce il ragazzo sa della sua enorme qualità tecnica, però veramente un gol straordinario, lascia tutti a bocca aperta. La Roma quindi si porta sul 2-0 al 35esimo del primo tempo. Ancora Roma sulla sinistra. Fallo laterale, la palla va, finisce a Silvestri. Silvestri la dà a Terriaga, Terriaga chiude il triangolo, Silvestri di prima intenzione sotto al 7 ed è 3-0 per la Roma. Tutto molto facile per l'11 di Stramaccioni che al secondo minuto della ripresa chiude praticamente la partita. Eccezionale il colpo di Silvestri, lui ha veramente grande facilità di calcio. Basta ricordare la finale degli LA fascia B della stagione passata in cui vinse proprio con un 2-1 segnato da lui da fuori area. Però da sottolineare anche il lavoro eccezionale di Terriaga oggi in versione uomo assist. Situazione veramente difficile adesso per l'Atletico Roma che comunque prova a reagire. Deli per Ciogli, palla che finisce di nuovo a Deli, il tiro blocca, facile per Illy. Conclusione velleitaria per l'attaccante che oggi si è visto veramente poco. Ancora Spagnoli prova a dare un po' di pressione alla manovra dell'Atletico, adesso per Illy arriva in anticipo, c'è lo scontro di gioco con l'attaccante dell'Atletico. E c'è qualcosa che non va. È caduto male, sicuramente è caduto male. Non c'era cattiveria nell'intervento. Vediamo un attimino, magari chiamano i soccorsi. Vediamo. Con il volto, non è riuscito a tutire il colpo con le braccia. È caduto molto male. C'è una certa, insomma. Chiamano infatti i medici di corsa. Vediamo un attimo. Ci sarà sicuramente il cambio. Siamo ormai agli sgoccioli, punizione dal limite per la Roma, ci va Cittadino, il tiro a girare, fuori di pochissimo. Arriva il triplice fischio e la Roma si impone sul campo dell'Atletico. Tre punti importanti per i giallorossi che si preparano così al meglio per la sfida di domenica prossima contro la Lazio. Peccato per l'infortunio di Perilli che rovina un po' la festa giallorossa, Nicola. Beh sì, peccato, insomma, speriamo non sia nulla di grave, adesso poi sta arrivando l'ambulanza, vedremo poi, sapremo nei prossimi giorni. Sicuramente una vittoria importante per Stramaccioni suoi, soprattutto per il gioco offerto, insomma, gli inserimenti di Frediani dietro le punte sono stati fantastici, sulle fasce Ricci e Silvestri, insomma, hanno fatto i mostri, la squadra c'è dietro, meglio di così non poteva andare, al derby si presenterà alla grandissima. Dal Football Campus è tutto, vi lasciamo con le immagini dei soccorsi a Perilli, nella speranza non sia nulla di grave per il ragazzo. Un cordiale saluto quindi da Daniele Priori e Nicola Cavaliere. Appuntamento quindi ai prossimi servizi della Web TV del Corriere Aziale.